19 giugno 1901 nasce a Torino Piero Gobetti. Dopo una brillante carriera scolastica, Gobetti si iscrive a giurisprudenza e nel 1918 fonda e pubblica Energie Nove, rivista di ispirazione salveminiana e crociana. Nel 1919 è animatore del gruppo torinese degli Unitari, i sostenitori della rivista salveminiana L'Unità, che egli rappresenta al congresso fiorentino dell'aprile, ove nasce la Lega Democratica per il rinnovamento della politica nazionale. Nel 1921 collabora all'Ordine Nuovo, fondato e diretto da Antonio Gramsci, su cui scrive di letteratura e teatro. L'anno dopo fonda il settimanale Rivoluzione Liberale, che, malgrado l'azione repressiva del regime fascista, diventa un importante punto di riferimento dell'antifascismo militante. Nel 1924, sebbene selvaggiamente aggredito dai fascisti, Gobetti continua la sua battaglia antifascista, fondando Il Baretti. Nel settembre del 1925 Gobetti subisce un nuovo pestaggio e l'anno dopo sceglie la via dell'esilio a Parigi. Mai più riavutosi dalle ferite, una bronchite lo stronca nella notte del 15 febbraio 1926.